Una persona anziana che non c'ha nessuno non sa come fare, quindi è un problema grosso. Noi ci accontenteremo magari anche di 2 giorni, però i 3 giorni sarebbero indispensabili. Remo De Santi non si arrende, torna a chiedere la riapertura per più giorni dell'ufficio postale di Barchi, che ad oggi è fruibile soltanto un giorno a settimana. Una situazione legata alla pandemia, ma che continua a provocare notevoli disagi. L'ufficio postale era aperto 3 giorni, con il lockdown è stata chiusa, poi a luglio è stata riaperta, l'ufficio è stato riaperto per 1 giorno, come d'altronde anche nei municipi di Piaggio e San Giorgio. A novembre Piaggio e San Giorgio hanno ripristinato i 3 giorni, da noi 1 giorno solo. Purtroppo siamo parecchi anziani e si fa la fila lì davanti, è freddo, è pericoloso e in più parecchi, quelli che hanno la macchina, prendono la macchina, vanno in Orciano, che sono 4 chilometri, e se la cavano. Ci hanno portato via l'ufficio tecnico, ci metteranno qualcos'altro. Insomma, Barchi, ci sentiamo un po'. Noi quando scriviamo una lettera mettiamo Barchi, balcone di terre roveresche, quindi non ci possono portare via il panorama che abbiamo e l'aria buona, però se no anche l'amministrazione non è che ci sta molto vicino, insomma. Gli altri municipi, prosegue De Santi, hanno anche una banca, mentre qui non c'è neanche quel servizio. D'accordo con lui, tanti residenti che sono disposti, se ce ne fosse bisogno, ad intraprendere ulteriori azioni, come ad esempio una petizione popolare. Con lei, che è stato anche sindaco fino al 2001 di questo bel paese, com'era prima la situazione? La situazione era ottima, fino al 2001 non c'era nessun problema, anzi anche più avanti del 2001. Non hanno creato mai problemi l'ufficio postale, era tutti i giorni, non era 3 giorni, ma era tutti i giorni, e quindi ci trovavamo bene. Purtroppo per noi il problema è venuto fuori con la fusione, perché pensavamo che le cose miglioravano, invece hanno peggiorato, perché hanno tolto tutti i servizi e quindi ci troviamo, ecco, così, come diceva prima De Santi, con l'aria buona di sicuro, per il resto siamo così. Sindaco, abbiamo raccolto questa mattina il disagio dei suoi concittadini, si può fare qualcosa? Sì, è un disagio diffuso, non solo da noi, anche in altri centri, specialmente i più piccoli. Noi ci stiamo attivando, abbiamo scritto più volte in prefettura, abbiamo scritto a Poste Italiane per cercare di ripristinare almeno l'orario che c'era prima del Covid, perché come ho avuto modo di dire, spero che il Covid non sia la scusa per poi chiudere sempre di più questi piccoli centri, queste piccole realtà, e quindi almeno 3 giorni per settimana per dare un servizio decente. È in attesa di una risposta ancora? Noi siamo in attesa, ci stiamo anche adoperando con un consigliere regionale, con Giacomo Rossi, per cercare di, appunto, di ripristinare la situazione precedente. E ancora stiamo aspettando, sono un po' lunghi nel rispondere, non è che sono così rapidi. Speriamo, l'augurio di arrivare a ripristinare come era prima, e quindi ci sia almeno questa attenzione, specialmente nelle comunità più piccole.